È stata accolta al Rondò dei Talenti Marta Bassino, sciatrice alpina italiana, campionessa del mondo. Ma devo dire che io sto molto bene, sono molto contenta di come è andato il lavoro quest'estate, sia la preparazione atletica a secco che ho fatto qui a casa, che tutto il lavoro che abbiamo svolto giù a Ushuaia. Siamo stati 5 settimane in Argentina, abbiamo trovato condizioni veramente super e quindi abbiamo sciato tanto. Io sono contenta del lavoro giù. È bello perché si riesce a dare tanta continuità, si sciano tanti giorni di seguito e quindi vedi proprio miglioramenti di giorno in giorno. E sono contenta di come sto sciando. Adesso partiremo per l'ultimo periodo, diciamo, di rifinitura prima di iniziare la stagione, che è a Sölden il 22. Io riparto ogni anno un po' da quello che ho lasciato e sono consapevole di quello che ho fatto e di quello che posso fare, lavoro tutti i giorni per quello, poi io sono proprio consapevole che mi piace sciare, mi piace fare le gare e quindi cerco ogni giorno di tirar fuori quello che so fare e così spero di portarlo durante la stagione per cercare appunto di tirare fuori il meglio di me e raccogliere qualcosa. Come ho sempre fatto gli altri anni, parto dal gigante, il super G, che sono un po' la base, e man mano andando avanti vedremo cosa fare, le discese soprattutto, cosa sì e cosa no, e poi vediamo. Sì, era proprio un momento così di confronto con Marta, di augurio per quello che sarà. Marta arriva da un periodo di allenamenti intensi, in questo momento era un po' qua in casa in scarico, quindi prima della partenza per quella che sarà la Coppa del Mondo, quindi sui tanti impegni che la porteranno fino praticamente a marzo a essere fuori dalla terra cuneese. Era un momento di incontrarsi da tutti quelli che sostengono questo progetto per fargli i migliori auguri, i migliori in bocca al lupo. Siamo estremamente soddisfatti di questa collaborazione che abbiamo avuto con Marta negli ultimi, questo, entriamo nel terzo anno, perché attraverso lo sport riusciamo a comunicare il nostro territorio, riusciamo a comunicare quell'importanza del turismo invernale in provincia di Cuneo. Marta è il nostro ferro all'occhiello, sistema cuneese, sistema degli impianti, delle valli, e avere una come lei è sicuramente una cosa che porta avanti un territorio intero e soprattutto porta avanti quello che è stato lo sforzo anche delle nostre stazioni di creare delle situazioni particolari che permettono anche delle situazioni di allenamento a degli atleti e di poter poi così dare la possibilità di emergere in tempi futuri.